ascoltatori! Colpo di scena, amici ascoltatori! Ma come? Ma come? Per favore, eh? Non siamo neanche cominciati e Lorella già mi combini questa cosa. Non voglio vedere Baliosè nella mia trasmissione, Lorella. Come più te lo su, devo dire? Mike, dove sei? Su. Dove sei? Non ti Ma vedo. Ti sta cercando. Ah, eccoci qua. Scusa, ti avevo perso di vista. Succede, sì, eh? Allora, Sta commettendo un grande errore. Per cortesia, lasci perdere. Ma quale errore? Direttamente. No, 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 pazienza a te. Ma lasci io questo signore che non conosco viene qui e fa questi balletti che mi fanno frullare anche gli uccelli in testa. Lo piglio per un orecchio, lo caccio fuori. Ah! Silvio Berlusconi Communication! Amici ascoltatori, rischio! Io qui rischio il posto. Te l'avevo detto, Mike, che succede? Vabbè, signor Silvio Berlusconi Communication, mi scusi la mia gaffe, ma come vuole, cosa vuole che le dica? E lo dice anche la mia canzone, sono un gaffer di professione e faccio gaffe in quantità, una più, una meno, e chi se ne frega? Ah, e io, cia, cia, cia! Amici ascoltatori, sono cose che succedono, comunque, visto che siamo qua, guardi, gaffe più, gaffe meno, sa cosa facciamo, caro Silvio Berlusconi Communication? Le faccio vedere qualche mia gaffes. Ma lei è Berlusconi o De Benedetti? Vabbè, non importa, sarà Forlani, non lo so, guardiamo, eh? Ma come ti chiami tu? Gabriele, il tuo cognome? Pepe. Pepe? Come il sale? No. No, ho capito. Pepe è il rovescio del sale, insomma, eh? P-E-P-E. Pepe. Sei sicura che è Pepe e non è Pepe? Eh? Sei sicura? Chi te l'ha detto? Eh? Il tuo papà. Qual è il tuo papà? Quel signore lì? Quello lì è il signor Pepe, ho capito. E la signora Sale è venuta, è quella vicino. Hai capito, bene. Quanti mesi ha? 17. 17 mesi, anche ti voi? Guarda. Hai visto come guarda? Guarda. Affascinato. Ti piaccio? È un maschietto, Fa. Mike. Cioè, non ho detto ti piaccio. Non ho mica detto ti piaccia. Se era femmina avrei detto ti piaccia. Invece ho detto ti piaccio, quindi so che è maschio. La signora Silvia Gilardetti di Arezzo e Andrea Schweitzer di Riccione. Andrea? Sì. Ma lei è una femminuccia, non sì, è un maschio. Sì. Si chiama Andrea? Sì. Ma Andrea? Andrea è un nome maschile, eh? Anche femminile. Anche femminile? Io non lo sapevo. Vi risulta che Andrea sia un nome femminile? Beh, ah sì, forse. Vedete, io sono ignorante, finisce con la A, quindi Andrea, quindi è un nome femminile. Sono io che sono ignorante. Che possono lottare e che probabilmente verranno in serie A. Allora, si prenota Buriani qua, Buriani, io lo chiamo sempre Buriani, ma non è vero, non si chiama Buriani. Come si chiama? Buriani. Buriani, esatto. Vabbè, allora, aspetta un momento che mettiamo questo nome, altrimenti non me lo ricordo. S, nell'ara Gazza, perché vedete che sopra l'ara c'è la Gazza, quindi nell'ara c'è una Gazza. Ecco, allora è l'uccello Gazza. La Gazza, ecco, dunque ci sarà certamente il maschio e la femmina, certo, no, io voglio sapere come si... no, ma è un dubbio che mi è venuto in mente in questo momento, devo guardare solo Zingarelli, probabilmente lo dirà, come si chiama il maschio della Gazza, no, è vero, perché scusa, ci sono molti animali, senti, che non hanno il canarino maschile. La canarina, la Gazza. Degli animali che non hanno il genere maschile e femminile, si dice una cosa sola. Una cosa sola. Sì, sì. Allora il maschio Gazza. C'è la zebra, per esempio. Zebra. Cioè il zebra. Non si dice il zebra, no, non esiste, ho capito. Allora, comunque si dirà Gazza. Beh, meglio così, perché probabilmente se si potesse trasformare in un nome maschile ci potrebbero essere degli equivoci. Questo è il cetriolo più grande del mondo. È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chapel. Cosa c'è da rifare?